partiamo da essere o non essere. Parte essere o non essere. Beh, sono un po' di anni che io e Jared ci siamo incontrati per un altro progetto e ho avuto la cattivissima idea di pensare ad Amleto come tutti gli attori. E quindi Amleto e la regia di Amleto, la costruzione. Ho approfittato un po' del fatto che Jared ovviamente parla la lingua di Shakespeare, la conosce e quindi può contemporaneamente al lavoro che stiamo facendo di costruzione utilizzare il testo in un'altra maniera, appunto conoscendo bene il linguaggio shakespeariano, l'inglese e la lingua inglese. Naturalmente noi italiani stiamo capendo la difficoltà, dobbiamo trasportarla in un nuovo linguaggio e questa sarà la regia che faremo. Adesso ci sarà un piccolo debutto di qualche scena, qualche saggio che il pubblico vedrà nel mese di dicembre a Teatro Z che produce. Jared è qui che sta facendo questa call in questi giorni. Sì, sì, sì. Stai selezionando degli artisti, quindi? Sì, certo. Stiamo trovando la nostra squadra per questa versione, che sarà, sì, forse una riduzione, sì, molto stretto, e forse di esplorare un'idea specifica nel pezzo. Di quante persone avrai bisogno? Di quanti artisti avrai bisogno? Avevo parlato di 6, 5, 4, adesso stiamo guardando a tutto raccontato da 4 storyteller. Sì. Storyteller devono essere uomini o donne? Te lo chiedo perché magari qualcuno ci ascolta e vuole sapere. Sì, o 3 uomini e una donna, o anche 2 donne e 2 uomini è possibile, sì, in questa versione. Sì, sì. Una volta selezionati gli attori partiranno ovviamente le prove e andrete avanti fino a dicembre. Sì, diciamo che siamo già in prova con alcuni sì, della parte del cast, quindi già stiamo provando. È ovvio che a dicembre ci sarà la fase più intensiva, a metà dicembre. Vogliamo vedere la reazione del pubblico per poi, ecco, è una produzione su cui sta puntando Teatro Z nell'ottica del potere di questo ragionamento, di questa riflessione che sta facendo Z come compagnia, io come direttore artistico, sul potere in generale. Ovviamente parliamo di un testo bellissimo che ha tantissimi messaggi, tra cui il potere, un fratello che uccide l'altro fratello per prendere la corona, e questo personale, questo Amleto che ha un dubbio isolante. Dubbio isolante. Dubbio isolante, questo è il sottotitolo. Sì. Il dubbio isolante. Anche per noi possiamo dire che di tirare fuori quest'idea di un figlio che segue lo spettro del suo padre nell'inferno. Nell'inferno. Sì, sì, sì. Interessante. Lasciamo un po' di suspense perché ovviamente, però ne torneremo a parlare presto quando la cosa sarà un po' più strutturata e poi a dicembre. Grazie. E buon lavoro. Grazie.